Buongiorno, sono Stefania Landi, docente presso l'Università di Pisa in restauro architettonico e con questo contributo desidero trattare alcuni aspetti di un ampio tema che è quello della conoscenza e della tutela dei centri storici fortificati e dell'architettura vernacolare. Vorrei appunto trattare alcuni specifici aspetti a partire da qualche caso studio fra Toscana e Lazio. Dunque, le cosiddette aree interne del nostro paese sono state soggette, a partire più o meno dagli anni 60 e 70 del Novecento, a un progressivo spopolamento causato prevalentemente dal passaggio da modelli di vita rurale a modelli di vita urbana. E lo spopolamento è stato particolarmente evidente in quei centri più piccoli e situati in contesti montani poco accessibili. E ne sono esempio i centri delle aree che vediamo rappresentate in questa slide, ovvero della Lunigiana in Toscana e della Sabina, nel Lazio, aree che sono peraltro accomunate anche da, un'elevata sismicità. Queste infatti si trovano in zona 2 secondo l'attuale classificazione sismica e per questo motivo i centri storici, di queste aree, sono stati costruiti utilizzando tecniche che si possono definire in qualche modo antisismiche, che sono state sperimentate, tramandate, replicate dalle comunità locali e, quindi costituiscono di fatto espressione della loro cultura sismica, così come è stata definita da molti studiosi sia in Italia che all'estero. E proprio tale cultura sismica ha dato origine a delle regole costruttive non scritte che però sono perfettamente leggibili nelle caratteristiche dei manufatti e anche nella stessa conformazione degli insediamenti. Vediamo come primo caso di studio il territorio della Lunigiana, che è situato all'estremo nord della Toscana e comprende tutta la valle del Magra, e ha come limiti naturali da una parte i crinali delle Alpi Buane e gli Appennini. Presenta caratteri morfologici molto variegati, infatti nella parte nord-est vi si trovano rilievi più aspri e scoscesi che definiscono il confine con l'Emilia-Romagna, mentre il versante ligure presenta rilievi più contenuti, con una morfologia diciamo più dolce. È questa storicamente una terra di transito attraversata da importanti vie di comunicazione che sfruttavano le valli e valichi naturali dell'Appennino e delle Alpi Apuane, che hanno di fatto permesso nei secoli intensi scambi commerciali e culturali, incluso riguardanti le culture costruttive. E l'essere una terra di transito ha reso quest'area ricca di insediamenti, un tratto caratteristico del paesaggio locale. Infatti, gli insediamenti, diciamo che sorgono in gran parte in periodo medievale, furono però spesso costruiti sopra antichi insediamenti dei Liguri Romani, scusate, dei Liguri Apuani e dei Romani, che sono ancora leggibili di fatto nel sistema insediativo, di cui peraltro il piano di sviluppo territoriale con valenza di piano paesistico della Toscana, evidenzia il carattere policentrico e reticolare. Quella che possiamo individuare come maggiore criticità in generale della Lunigiana, che peraltro è inclusa nella strategia nazionale aree interne, è una fragilità d'insieme del sistema territoriale legato ai processi di abbandono della montagna e dell'alta collina e, d'altra parte, anche l'urbanizzazione, possiamo dire, disordinata del fondovalle. E nella mappa vediamo indicati con un pallino nero con il bordo bianco, alcuni centri, molti centri, diciamo, che sono interessati attualmente da dinamiche di spopolamento. Ma scendiamo di scala, andiamo ad analizzare uno dei centri fortificati di questo territorio, Ullancaldo, per comprendere meglio le caratteristiche del patrimonio costruito di quest'area. È Ullancaldo, un piccolo paese situato a circa 750 metri sul livello del mare, nel comune di Casone Lunigiana, nella valle dell'Aulella, che è un affluente del fiume Magra. E la parte più antica, chiamata Castello, si trova sul poggio, mentre la successiva espansione ha una morfologia lineare e si trova sul dorso della montagna. L'ultima parte, invece l'ultima espansione del borgo, si ha dopo il terremoto del 1837, con la costruzione di una serie di case a schiera che vengono progettate dall'ingegner Francesco Guasti, che sono indicate nel rettangolo in rosso, e per la cui realizzazione, tra l'altro, il Guasti fa riferimento proprio alle tecniche costruttive utilizzate nella parte antica del borgo. Primo elemento che andiamo a osservare è la muratura. Diciamo che tutta l'architettura vernacolare tradizionale in tutta l'area mediterranea è caratterizzata da murature in pietra o mattoni o entrambi. Alcuni esempi appunto di muratura presente ad Ullancaldo sono mostrati in queste foto che sottolineano diciamo, la sostanziale omogeneità di tessiture, materiali, forme e dimensioni e organizzazione proprio dei blocchi di pietra.
e i materiali più ricorrenti, come vediamo, sono la pietra calcarea e l'arenaria locali. I successivi elementi che andiamo ad analizzare e osservare sono le finestre e le porte, nella cui realizzazione possiamo notare l'uso ricorrente di architravi in pietra anche a sezione variabile e architravi anche che inglobano elementi in legno per assicurare una maggiore resistenza a flessione. La strategia, diciamo, di rinforzo più comunemente utilizzata in quest'area è chiaramente, come in molte altre aree, la realizzazione di un legame efficace nei cantonali, realizzati con blocchi più grandi e più regolari rispetto a quelli utilizzati nel resto della tessitura muraria. Altra soluzione poi molto diffusa, qui però mi riferisco ai muri di contenimento lungo strada, è l'uso di archi di scarico inseriti proprio nella tessitura con lo scopo di distribuire meglio i carichi. Poi altre strategie di rinforzo sono i muri a scarpa, anche qui di solito costruiti o con l'edificio o anche successivamente, e la realizzazione poi di gallerie poste tra due edifici ai lati opposti di una strada che permettono la trasmissione delle forze orizzontali legate al sisma a livello del pavimento, permettendo quindi a questi edifici di comportarsi come un insieme e non come blocchi isolati. Però andiamo ora a vedere anche l'altra area di studio, che per certi versi di cui è molto interessante fare un confronto con la Lunigiana, proprio perché per molti aspetti sono in qualche modo simili. Il territorio della Sabina si trova nella parte più ad ovest della provincia ariatina e dal punto di vista morfologico è segnata dalla dorsale dei Monti Sabini che di fatto definiscono un elemento di cesura, di divisione fra la Sabina interna, caratterizzata da un territorio più montano e molto legato alla montagna appenninica, e la Sabina Tiberina o Bassa Sabina, che gravita sul bacino del Tevere ed è caratterizzata più da pianure e basse colline tufacee. Ed è un territorio più aperto alle relazioni, in particolare con Roma, ma anche con le città umbre, grazie alla sua posizione centrale, diciamo, nel sistema della Valle del Tevere. E si ha in questa regione un tipico esempio della cosiddetta produzione di ambiente, che dobbiamo sicuramente alla diffusa pratica dell'olivicoltura, insieme ad altre forme di agricoltura, che hanno realizzato un contesto paesaggistico di indubbio valore. In cui si inseriscono in maniera organica numerosi insediamenti storici di origine medievale. Però questo assetto del paesaggio ha subito nel tempo una progressiva disarticolazione, acuita nel corso del Novecento dal forte esodo della popolazione che ha fatto venir meno proprio il tessuto economico-sociale che aveva prodotto quel sistema di paesaggi. E oggi inoltre questo territorio risulta soggetto a forti pressioni di carattere insediativo, legate da una parte all'insediamento diffuso sulle colline olivetate e dall'altra alla formazione di insediamenti lineari lungo le principali infrastrutture, che sono anche definibili come ultime periferie dell'area metropolitana romana, che sono conseguenti al fenomeno del pendolarismo, prevalentemente per motivi lavorativi. E attorno a questi nuclei molto spesso si sono sviluppate aree produttive che sfruttano i vantaggi costituiti dalla vicinanza alle infrastrutture, che però purtroppo non risultano spesso ben integrate col sito. Però ecco, le trasformazioni attuali non impediscono di leggere meccanismi di sviluppo dei nuclei storici, avvenuti in diverse modalità, a seconda anche della distanza proprio dall'area romana. Vi sono nuclei con espansioni minime o quasi nulle, come ad esempio Rocca Antica o Montopoli, nuclei con espansioni lineari lungo le strade principali, come nel caso di Casperia, nuclei che hanno una certa, seppur piccola, espansione a carattere consolidato, ma aventi in prevalenza comunque espansioni lineari lungo le strade, come Cantalupo, o nuclei che hanno invece proprio rilevanti espansioni a carattere urbano consolidato, come Poggio Mirteto. Però andando indietro nel tempo, andiamo a vedere meglio come si è sviluppato il processo di formazione degli insediamenti nella Bassa Sabina. È un processo che, nonostante avesse preso avvio già nel periodo romano, ha avuto nell'incastellamento medievale il momento di massimo sviluppo, di massima strutturazione. Uno dei maggiori medievisti francesi, Pierre Toubert, studia l'incastellamento nel Lazio proprio a partire dalla Sabina. E l'incastellamento si distribuisce qui fra il X, XI e XII secolo e porta al passaggio da un insediamento di tipo diffuso a un insediamento
organizzato e concentrato in villaggi fortificati, i cosiddetti castra, che sono costruiti dai signori locali, solitamente dotati all'interno della cinta di un secondo nucleo fortificato, la cosiddetta Rocca Castri, dove risiedeva il signore con il suo seguito. È altresì stato possibile effettuare un confronto fra le logiche di sviluppo di questi insediamenti storici che presentano diverse caratteristiche morfologiche a seconda del supporto orografico su cui si sono originati, su cui sorgono. Sono presenti in misura maggiore qui insediamenti su colle o poggio, mentre in misura minore sono presenti insediamenti su altopiano e insediamenti su dorsale. Ed è in questo territorio così prezioso quanto però abbiamo visto minacciato che si inserisce il borgo di Poggio Mirteto con il suo centro storico, diciamo, dal doppio volto, la parte medievale all'interno dell'antico castrum e l'espansione avvenuta fra il 600 e il 700, evidenziata in questa mappa disegnata da Ercole Nardi in giallo. In queste foto vediamo anche qui degli esempi di tessiture murarie sostanzialmente molto simili fra loro, dove prevale la pietra oppure dove sia pietra e laterizio, e appunto i materiali da costruzione, il conglomerato naturale, traccia fossile dell'antico letto del fiume Tevere, la pietra sponga di Poggio Catino, la pietra calcarea e il laterizio, che qui è decisamente più diffuso che in Lunigiana. Poi elementi tipici della cultura costruttiva locale, anche qui sono muri a scarpe e l'uso di gallerie, sia con sormontate da volte a botte a crociera che da solai lignei. E vediamo qui infine alcuni esempi di aperture di porte e finestre, dove vediamo anche qui predominare l'uso del laterizio e di architravi in legno, e quindi sono, ecco, questi tutti elementi e caratteristiche che ci rivelano le particolarità della cultura costruttiva locale anche in relazione alle tecniche di rinforzo, diciamo, antisismico locali. E vorrei quindi concludere con alcune riflessioni che diciamo traggono spunto dal dibattito attuale che si ha sulla tutela dei centri storici, che negli ultimi anni fortunatamente si è molto acceso grazie da una parte alla strategia nazionale aree interne, ma anche all'attività intensa di alcune associazioni e organizzazioni. Cito ICOMOS o l'ANCS, l'Associazione Nazionale Centri Storico Artistici, e anche gli stessi strumenti di pianificazione paesaggistica per le aree di studio in particolare. E a partire da questi vorrei fare appunto alcune riflessioni. Primo, i centri storici non vivono separati dal territorio che li circonda, perciò un'azione di tutela e recupero efficace non può prescindere dal pensare all'interno del territorio in cui hanno avuto origine e in relazione l'un con l'altro, all'interno poi del relativo complesso sistema di relazioni che caratterizza quei territori, altrimenti l'eventuale iniziativa, azione di recupero si fa vana. E altra cosa, altro elemento, salvaguardare e proteggere il territorio e il paesaggio non significa chiaramente congelarlo, è nella natura del territorio stesso e del paesaggio la trasformazione continua, e questo anche grazie alla mano dell'uomo, tant'è vero che appunto questi territori dove la cura e l'assiduo lavoro dell'uomo hanno disegnato dei paesaggi di grande pregio che ci testimoniano il profondo equilibrio che è esistito e che può sussistere, a cui dovremmo tendere, tra uomo e natura. E per questo questi centri devono il loro valore non soltanto al patrimonio architettonico di cui sono fatti, al paesaggio che li accoglie, ma anche e soprattutto alle comunità che li vivono e alla cultura locale di cui sono testimoni. Oggi però osserviamo molto spesso un forte squilibrio fra comunità locali, dinamiche, diciamo, di uso di questi centri e dei territori, soprattutto nelle zone delle aree più interne, e questo disequilibrio spesso è dettato proprio dal cambiamento rapidissimo, come mai prima quasi, delle esigenze di vita. Risulta quindi per questo necessario fondare risulta evidente la necessità di fondare le azioni di tutela di questi centri sul riconoscimento delle dinamiche in atto e dei bisogni espressi dalle comunità, già del resto in parte delineate e identificate dalla SNAI. E a tal fine è indispensabile assolutamente una sinergia fra pianificazione urbanistica, programmazione delle politiche sociali ed economiche e sviluppo delle iniziative di tutela. In particolare riguardo i territori di analisi, in linea appunto con quanto emerge dai relativi strumenti di pianificazione, si nota quanto questi possiedano enormi potenzialità anche per un futuro sviluppo, che però soltanto interventi sul patrimonio storico ambientale concepito nella sua totalità
e la risposta alle esigenze della comunità potrebbero far perdurare, a partire dall'assicurare la sicurezza dell'abitato. Oggi infatti le comunità locali sono sempre più spesso soggette a effetti devastanti a seguito degli eventi sismici e diversi fattori concorrono ad acuirli, che sono in particolare i processi di trasformazione dell'edificato più rapidi e meno controllabili, una scarsa purtroppo cultura della manutenzione e il fatto che le conoscenze costruttive locali sono spesso molto oscurate, ecco, dagli attuali standard dell'industria delle costruzioni. Per questo queste regole costruttive non scritte, su cui riflettevamo all'inizio, ma che sono ben leggibili nell'edificato, rappresentano un riferimento fondamentale che varrebbe la pena tenere ben presente per eventualmente replicarle, adattarle, integrarle coerentemente con le tecnologie disponibili oggi, al fine di coniugare alla tutela anche il miglioramento sismico del patrimonio costruito, però nel rispetto dei suoi caratteri identitari, essendo la sicurezza dell'abitato un prerequisito essenziale per mantenerlo vivo. E quindi con queste riflessioni ho concluso, sperando che l'intervento sia stato di vostro interesse. Per coloro che volessero approfondire, riporto qui alcuni riferimenti bibliografici. Vi ringrazio.